Non ho origini sudamericane, ritmo latino nel sangue, forse ascolterà musica reggaeton, ma Sergio De Cilis è semplicemente per tutti i tifosi del futsal bitonto e il Niño Maraviglia, soprannome che spesso è donato agli atleti che sono in grado di realizzare cose che vanno fuori dall'ordinario. Soprannome questo che meglio di qualunque altro si addice alle gesta sportive del giocatore neroverde. Il bomber con la maglia numero 9, infatti, è semplicemente maraviglia per la sua capacità di sapersi vestire durante la gara di molteplici personalità. Sceglie se essere l'attore protagonista, lo sparring partner o il regista. Sceglie se sbloccare la gara, se tenerla sulle spine o se chiuderla definitivamente. Stabilisce quando è il caso di andare via in dribbling sublime anche fra tre persone o se sbucare dal nulla fra le maglie avversarie per metterci quel tanto che basta lo scarpino e mandare la palla in rete. E che sia da destra, da sinistra, per vie centrali o diagonali, per lui la porta è sempre lì, pronta per essere inquadrata e poi centrata. Fra questa molteplicità di aspetti positivi legati all'atleta, una cosa soltanto resta sempre invariata, quasi come seguisse uno specifico copione: la corsa verso la tribuna durante le esultanze ad abbracciare il dirigente della Juniores, Francesco Marrone. Copione, questo, stravolto in una sola occasione in questa stagione, in quella di San Ferdinando, quando la corsa e lo sguardo verso la tribuna si sono rivolte a moglie e figlia presenti sugli spalti. È il Nin, dunque, che rende grande tutto ciò che fa. Il 27enne originario di Biceglie, infatti, è capocannoniere indiscusso del roster di Mister Pietro di Bari, con 32 reti all'attivo, segnate fino a questo momento. Ultime della serie, la tripletta, tanto per cambiare, rifilata al Just Mall lo scorso sabato. Gol a parte, però, Sergio De Cilis ha un valore imprescindibile che porta sempre con sé: l'amicizia. Quell'amicizia che da anni lo lega al suo compagno di squadra, Gigi Palermo. Perché in tutti gli sport, i gol e gli assist prima o poi passano, l'amicizia e la stima, invece, resta. Ed è forse questa la vera meraviglia.